Claudio Borghi, uno degli economisti più ascoltati nella Lega, non fosse altro che oltre ad essere deputato è anche il presidente della Commissione Bilancio. Reduce ieri da un incontro con, diciamo così, la cabina di regia economica del Carroccio, condivide la lettura che dà Minzolini rispetto a questo cambio di passo di Salvini o invece, come sostiene qualcuno, in realtà Salvini e i leghisti da falchi sono diventati colombe perché hanno avuto paura dello spread e con i risparmi degli italiani è bene non scherzare. Ma io sinceramente non, veramente sono abbastanza affascinato, no, dal vedere questa narrazione che viene messa, è tutta l'estate, che guardo così con occhi abbastanza stupefatti, no? Questa narrazione che viene messa su una posizione che in realtà è stabile e coerente da sempre. Cioè, noi, tanto per dare un'idea, abbiamo sempre detto che l'importante sono le cose da fare. E in questo caso, nella riunione di ieri, abbiamo ribadito questo. Cioè, se c'è un messaggio che voglio dare, che nella riunione di ieri abbiamo parlato molto più delle cose rispetto che dei numeri. Cioè, noi non siamo usciti dicendo faremo il 2,4 di deficit, faremo il 3,2, faremo il 5 o cose di questo tipo, dicendo faremo questo, questo, questo e questo, che sono le cose che erano nel contratto di governo, nel nostro programma elettorale e così via, e le realizzeremo. Però mi perdoni Borghi, un conto è trovare la concordia su dove si vuole andare, un altro è capire come ci si vuole andare, e credo che ci sia una bella differenza tra Salvini che 2 giorni fa dice sfioreremo il 3% e Salvini che oggi dice rispetteremo tutte le regole esterne imposte o no? Attenzione, se uno dice tutte le regole, rispetteremo tutte le regole, bisogna anche capire quali sono queste regole, perché se uno guarda cos'è il DEF che ci hanno lasciato in precedenza, in teoria noi quest'anno dovremmo fare una manovra col 0,9% di deficit, quindi significa tasse, tagli e cose di questo tipo. Il 3% è una regola vecchia, noi, se uno se lo ricorda, prima delle elezioni c'era stato chiesto dal mitico Cottarelli di presentare i conti, no? Quelli che secondo noi era il piano dei conti di finanza pubblica. Noi siamo uno dei pochi che l'ha fatto un po' bene, con un modello econometrico e così via, e tutto sommato abbiamo visto che si stava tranquillamente sul 3% senza necessità di fare 5, 7, 12, anche perché, lo dico da sempre, finché si è nell'euro, se io faccio il 6% di deficit, no, perché voglio mettere in circolo un sacco di soldi, finiremmo per comprare prodotti esteri, perché purtroppo il problema del deficit commerciale poi sarebbe lì, e non vogliamo fare la Turchia o altre situazioni dove ti metti in condizione di dover dipendere da altri che ti prestano soldi. Per cui stare nei dintorni del 3% è perfetto, e non so se significa rispettare le regole o meno, ripeto, perché quel 3% è una cosa un po' vecchia. Però Tria dice, guai, il 2 è il totem. Ma no, fino adesso non abbiamo sentito guai, il 2 è il totem o cose di questo tipo. Il nostro punto, e che l'abbiamo anche ribadito nella riunione di ieri, è cosa si fa. Se ci si garantisce di fare queste cose all'interno dei vincoli, meglio per tutti. Hanno due visioni di paese diverso che ci sta sotto. Lo sentiamo, cioè Di Maio è uno statalista del sud che ha una certa impostazione, vuole fare debito per dare uno stipendio a milioni di persone con reddito di cittadinanza. E io sono contento che Salvini se ne sia dimenticato del reddito cittadinanza ieri. Lo ha recuperato in extremis oggi parlando a Radio 1 con Giorgio Zanchini. Nello specifico comunque. Ma non c'è bisogno non non è che se l'è dimenticato, è che noi dovevamo portare avanti le nostre proposte. Okay. Il reddito cittadinanza è una proposta tipica dell'alleato. Poi si mettono assieme. I mercati e lo spread hanno speso in 3 mesi 1,5 miliardi di soldi pubblici soltanto per rinnovare le aste dei titoli di Stato in soli 3 mesi, di più di quello che abbiamo speso gli anni scorsi. E altrettanto ha speso il settore privato, perché anche i mutui delle aziende e i mutui degli individui hanno speso almeno 1,5 miliardi in più in 3 mesi. Questi sono costi dei privati e costi pubblici. Ma i mutui sono indicizzati dello spread? Sì.
Questo è quello che sta succedendo. No, ma attenzione, questo è importante, perché questo è fare terrorismo. I mutui non sono indicizzati allo spread, i mutui sono tasso fisso all'Euribor. Quindi nessun mutuo. Ci sono tutti i titoli dei giornali oggi sul Corriere della Sera. Tra poco leggeremo i principali e ci parliamo. Ha visto alzarsi la tassa. Aspetti un momento, Borghi. No, è pericoloso fare questo terrorismo. I mutui, avrete un contratto. Allora, faccia così, Borghi, però mi porta una settimana di tempo. Noi non possiamo fare... No, mi faccio parlare a me. No, attenzione, aspetti un momento. Solo per una questione di igiene di ordine nel dibattito. Lei ha 3 giorni di tempo per farsi portare da questo signore un contratto di mutuo dove dice che il tasso è indicizzato allo spread. Se ce lo porta, gli chiediamo scusa. Se non ce lo porta, allora deve chiedere lui scusa a tutti gli italiani. Prendiamo per buona questa indicazione, però. No, 3 giorni. Io credo che sia corretto. Intanto consentire a Leonardo di fermare. Replica Borghi e poi andiamo avanti. Leggete i giornali e vedete che i costi non soltanto del bilancio pubblico, ma anche delle aziende e dei cittadini stanno aumentando. Ma è ovvio che è così. Perché se continuano a dire che, o far pensare che loro sforano, prima hanno detto che volevano uscire dall'euro, è anni che tu scrivi e dici che volevi uscire dall'euro, poi a un certo punto no, a un certo punto hanno detto non si può uscire dall'euro, però è chiaro che questi signori è anni io che continuano a dire, e continuano a volerlo, va benissimo. Allora, siccome ci sono dei costi... Quanto dice Leonardi trova riscontro in un articolo del Corriere della Sera di oggi, in cui si dice, imprese, il conto dello spread, indebitarsi costa l'1% in più. Immagino che anche questa sia una... Certo. Dopodiché, le voglio dire anche questa roba qua, Marco Cremonesi, giornalista del Corriere, espertissimo di questioni Lega, riporta un virgolettato di un economista della Lega, non specificato, in cui dice occorreva mettere uno stop anche perché spesso fanno molto più danno le parole in libertà che il merito dei provvedimenti. Quelle parole in libertà hanno, secondo lei, contribuito ad alzare il livello dello spread? Allora, cominciamo innanzitutto, allora, scusate, prima nella concitazione magari non si è capito, però... Tante volte, anche sul Corriere della Sera, non è che se c'è scritto una cosa sul Corriere della Sera è giusta, il Corriere della Sera scriveva anche che c'erano gli hacker russi che facevano le cose contro Mattarella. Riportavano un'inchiesta però. No, c'era il titolo così, però era una pregnaccia, quindi giusto per sapere. Bisogna dire a tutti i cittadini per una volta che chiunque vi dice che lo spread, che dipende da un milione di fattori, no? Fa salire le rate del proprio mutuo, vi sta prendendo in giro. Il vostro mutuo può essere, e andate a riguardarvelo se per caso vi viene l'ansia, può essere o a tasso fisso, e nel qual caso nessuno ve lo tocca, o a tasso variabile. Il tasso variabile è indicizzato all'Euribor, che è una media di tassi di tutta Europa, preciso. E quindi con lo spread non c'entra nulla. Quindi chi vi dice queste cose è un terrorista. E allora evitiamo, dato che vogliamo essere chiari, di dire sciocchezze. I futuri tassi possono essere indicizzati alle condizioni di mercato. Certo, lo spread non fa bene. Lo spread non fa bene, è una cosa che è meglio non avere, perché significa pagare più interessi rispetto al dovuto. Cos'è che fa aumentare lo spread? Lo spread fa aumentare. Soprattutto il fatto che non ci sia più la garanzia della Banca Centrale, perché ricordiamo che finché durava il quantitative easing, abbiamo visto ho difeso lei prima, adesso devo difendere intromissioni. Finché durava il quantitative easing, abbiamo visto di tutto, vale a dire gli acquisti della Banca Centrale, abbiamo visto anche in Spagna facevano la guerra civile, ancora un po'. Qualcuno, quando c'era la Catalogna che stava rischiando la guerra civile, ha visto lo spread in Spagna? No, perché c'era la banca centrale che comprava. Ora cosa succede? Succede che stanno smettendo questi acquisti e allora ricomincia il trading, vale a dire il trading, speculatori, è un mondo che conosco bene perché era il mio, che a seconda della notizia di giornata fanno salire o scendere le quotazioni sulla base di trading di giornata. Allora, rispetto alla cosa di fondo, al di là del allora che cosa mutuo, succede? È quello che dice Cremonesi, che è così. Allora, le famose parole di libertà, perché è opportuno informare bene? Perché effettivamente c'era stata, secondo me, la percezione che veniva utilizzata da questi speculatori, che noi volessimo
tirassimo alla rottura immediata per andare immediatamente alle elezioni e capitalizzare il fatto che abbiamo dei sondaggi molto positivi. Dato che noi intendiamo far durare questo governo a lungo per realizzare tutto quello che abbiamo scritto nel contratto di governo, e ci ho faticato tanto anche per contribuire a scriverlo e mi piacerebbe vederlo realizzato, abbiamo pensato di lasciare dei messaggi che chiarissero che non era questa la nostra intenzione. Sì, abbiamo provato a fare qualche ragionamento, poi ci sarà modo di discuterne e di commentare questi numeri insieme. Allora, i nodi più complicati da affrontare in vista della legge di bilancio saranno fondamentalmente il reddito di cittadinanza, come vediamo nella grafica, la flat tax, il superamento della legge Fornero, a questo aggiungiamo anche la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. Realizzare tutte queste quattro misure, ricordiamo nell'arco, come ha detto anche ieri, ha ricordato anche ieri Matteo Salvini, costerà, e ci affidiamo ai dati, ai conti fatti dall'osservatorio di Carlo Cortarelli, circa 87 miliardi, 87,5 miliardi. Come potremo coprire quindi queste spese? Abbiamo elencato alcune delle soluzioni, alcune delle fonti finanziarie di cui si sta parlando in queste settimane, quindi pace fiscale, tagli alle agevolazioni fiscali, spending review, taglio del bonus degli 80 euro e taglio al bonus cultura. In tutto arriviamo a malapena a 21 miliardi di euro. Questo è il conteggio che abbiamo provato a fare. Borghi, intanto vedo che già scuote la testa. Sono numeri in libertà? No, attenzione, i numeri, il lavoro è fatto benissimo, se devo dire, però vi invito a una riflessione. Il punto di partenza è 0,9%, no? del quadro programmatico a legislazione invariata. Parliamo semplicemente perché chi ci ascolta da casa... Vediamo, supponiamo che il punto di partenza è questo punto qua, no? Allora, il costo di quelle proposte, no, quelle che è stato sostanziato all'incirca in 30 miliardi, ricordiamo che un punto, quindi un metro, diciamo così, di strada, no? Diciamo che quello che possiamo fare sono 3 metri, noi siamo a 90 centimetri, un metro di strada costa 15 miliardi, perché un punto percentuale di PIL è più o meno 15 miliardi. Significa semplicemente che se noi anche non considerassimo nessuno di queste fonti di finanziamento, no? Quindi che in parte ci saranno, però per esempio non ci sarà il taglio degli 80 euro, non vogliamo togliere soldi a nessuno, insomma. Lo confermiamo questo? Ma almeno finché non è sostituito da un'altra misura quantomeno equivalente fiscale, direi proprio di no, noi vogliamo mettere i soldi nelle tasche dei cittadini, non vogliamo toglierli. Quindi cosa succede? Supponiamo per gioco di non considerare nessuna di queste virgolette coperture, significa che se noi aggiungiamo quei 30 miliardi abbiamo 2 metri più 90 centimetri arriviamo a 2,9, significa che sei nel limite dei 3 metri. Viceversa, se noi consideriamo parte di queste cose, per esempio la pace fiscale ci sarà ovviamente e porterà un gettito, qualche taglio alle agevolazioni fiscali che spesso sono diciamo così più una cosa da lobby che effettiva, ci sarà, no? Magari, perché sempre di pari passo col taglio delle tasse. Una cosa che non ho visto nel primo cartello e che invece cercheremo di fare, perché l'abbiamo sempre detto, è non limitare del tutto l'inizio dell'agevolazione fiscale, vale a dire della flat tax, all'aumento del forfait. Qualcosa, la flat tax è una cosa che si attendono i lavoratori dipendenti. Io lotteremo per riuscire a dare qualcosa anche ai lavoratori dipendenti. Quindi non solo alle aziende, non solo ai liberi professionisti. Già nella legge di bilancio per il 2019 qualcosa per arrivare al 15% alla flat tax, ci vuole tempo, anche perché non è tanto una questione di conti, è proprio una questione di complessità di rifare un sistema economico. Contiamo per dire, l'anno prossimo sarà quello, ecco, no, il nostro focus. Marco, però un antipasto vogliamo cercare di darglielo per capire che non ci siamo dimenticati di loro. Ma questo è il quadro dei conti pubblici. La politica deve fare i conti con, cioè, un solito cliché, l'autunno caldo, ma questa volta a alzare i toni della polemica non sono solo le classi lavoratrici, si sarebbero chiamate un tempo, ma anche quelle imprenditoriali. Noi vogliamo creare occupazione, la mia famiglia investe nel territorio, in Italia, da 5 generazioni. Io ho investito in Italia creando un'azienda per conto mio un anno e mezzo fa, ma se a posteriori mi trovassi in queste condizioni non so se lo rifarei. Non so se creerei valore aggiunto nel territorio. E questo clima di odio e terrore che viene fomentato
dalla classe politica attuale e da una persona in particolare che parla di prenditori, a me spaventa ancora di più, perché si sta creando un clima di odio sociale e di aggressività verso gli imprenditori che vogliono essere e sono al fianco dei lavoratori nel 2018 e non contro, perché io tutte le mattine scendo in fabbrica con i miei collaboratori, lavoro insieme ai miei operai, li ascolto, ci sento, ci parlo e con loro cerchiamo di guidare l'azienda verso un panorama di sviluppo, ma in queste condizioni io sono terrorizzato e i miei collaboratori sono terrorizzati tanto quanto me, perché si sta creando un clima da brigatismo quasi, mi sembra di tornare negli anni dei racconti degli anni 70-80 delle Brigate Rosse, dove l'imprenditore era visto come il ladro, come il padrone, come lo sfruttatore. Mio padre negli anni è stato nella lista delle BR, da piccoli noi giravamo con le macchine blindate e questo mi terrorizza, poter pensare di ritornare a questa situazione. Allora, Claudio Borghi, interpello lei perché Riello viene da Verona e nel Veneto la Lega da sempre si è ha costruito il suo consenso proprio per essere una forza politica al fianco degli imprenditori. Sentire un giovane che non ne ha memoria storica ma richiamare il ritorno a un clima da brigatismo forse vi fa preoccupare anche voi, no? No, veramente, io vorrei rassicurare il dottor Riello, ma non vedo veramente motivo per preoccuparsi e soprattutto vorrei invitare alcuni imprenditori che spesso fanno capo a un gruppo di potere di Confindustria, perché attenzione, cioè non è che uno dice gli imprenditori sono contro questo governo, gli imprenditori ci hanno votato in massa, abbiamo un sottosegretario che è Galli, che è un medio imprenditore, puoi immaginare che voglia abbia di fare provvedimenti che danneggerebbero anche lui, quindi direi proprio che non si pone il problema. Però attenzione, tante volte voi imprenditori avete confuso qualche incentivo che vi veniva dato dal governo precedente come meraviglia, quando dall'altra parte però i governi precedenti uccidevano la domanda interna. Cioè il vostro futuro è legato a quanti soldi avranno gli italiani per comprare i vostri prodotti. Se voi avete un incentivino e l'unica domanda che vi arriva è dall'export, perché gli altri hanno la possibilità di comprare i vostri prodotti, ma in Italia c'è la miseria. Non stiamo facendo un buon lavoro. Noi cerchiamo di far sì che gli italiani possano essere i vostri migliori clienti. E quindi quando diciamo di far star meglio i cittadini italiani, non è che stiamo facendo una scelta fra i cittadini e gli imprenditori e decidiamo quindi che bisogna dare più soldi al pensionato e meno all'imprenditore. Borghi, se il pensionato starà meglio comprerà una sua lampada, quindi questo è il nostro intento, non vogliamo danneggiare nessuno. Entrambi. Loro continuano a parlare, andare con Orban invece che con Merkel e Macron, e parlare, e beh, perché questo conta, e andare contro l'Europa. Allora, noi stiamo già pagando il prezzo di questo comportamento e quindi se fanno così e non serve a niente noi paghiamo il prezzo. Se fanno così e per caso ci mandano fuori dall'euro, visto che Borghi è anni che vuole andare fuori dall'euro, se ci mandano fuori dall'euro ancora peggio. Quindi sempre tutte e due cose sono negative. Quando siamo andati molto dietro all'Europa, no? Proprio facendo sdraiati e in ginocchio sui ceci quello che ci dicevano di fare, e ce lo ricordiamo, il periodo Monti, seguito poi dai governi del Partito Democratico, ma soprattutto diciamo le politiche messe in campo da Monti, beh, io penso che gli imprenditori non se lo ricordino come un periodo particolarmente felice. Cioè io mi ricordo che ci sono stati a partire dal governo Monti 13 trimestri di recessione. E quanti sono stati i fallimenti? E quanti sono stati i licenziati? E quanto è aumentata la disoccupazione? Quindi l'Europa non è da sfidare perché va sfidata, no? E così via. L'Europa bisogna costringerla a fare delle cose che siano nel nostro interesse.